Un quadro popolare per cominciare, quello degli spingitori, stremati ma felici e pronti a fare festa. Una foto evocativa, certo, ma che da sola non può bastare per riassumere un weekend intenso e denso di avvenimenti. La sagra di Fossa, alla sua 18ª edizione, diventa maggiorenne e fa centro ancora una volta, perché resta fedele a se stessa, non cerca ciò che più fa cassetta, ma ricerca orgogliosamente la tradizione. E allora conviene riassumerla per flash, per quanto possibile, questa sagra animata da 180 indispensabili volontari. Partita venerdì e durata fino a domenica sera, un'immersione di cultura popolare a tutto tondo. Da prima lo spettacolo del domatore di squali, momento comico che venerdì sera ha attirato grandi e piccini, ampiamente annunciato anche tramite i social network per creare la giusta attesa, curato dalla compagnia Gli Spavaldi. Un overture senza scordare il fattore cucina, che ha dato là anche all'elezione di Miss Capretta, per il secondo anno di fila ha vinto Nocciolina, di proprietà di Luigi Eroldi, e al campionato di battichiodo, pure qui con un bis concesso dal giovane Zeno Ferrari di Piadena. Sabato è stato il giorno meno fortunato causa maltempo, che ha fatto rinviare alcuni eventi al giorno dopo, senza però annullare ad esempio la tappa regionale di ciclotappo e la presenza di altri giochi della tradizione come la ruzzola o il cacio al fuso e, facendo capolino in mezzo alla folla, i trampolisti, attenzione, non trampolieri, di Schieti, frazione di Urbino, gemellata per questa edizione con Fossa Caprara. E a proposito dei trampolisti, domenica nel gran finale voluto dall'associazione Oltre Fossa hanno scelto di gareggiare nel campionato italiano di Sbirla la Roda, il gioco che ha fatto conoscere la frazione di Casalmaggiore in tutta Italia, passando anche dal Toccati di Verona. Con loro pure Don Claudio Rubagotti, parroco di Casalmaggiore, che dopo aver celebrato la messa la mattina e dunque anticipando il pranzo a base di gnocca alla mulinera, raccontato da Slow Food a Liopò, ha deciso di spingere pure lui la balla di paglia da 250 kg. Ha vinto per la cronaca Rivarolo del Re e questa è la vera notizia, dato che dopo anni di dominio incontrastato, alla nona occasione, Bella Guarda, frazione di Viadana, ha abdicato. I viadanesi hanno chiuso al secondo posto, seguiti da Schieti, Fossa Caprara e Casalmaggiore, con gli urbinati che, su consiglio di Don Rubagotti, hanno poi lasciato il premio ai primi quattro, una porchetta ai casalesi giunti ultimi. Finita qui? No, la riedizione di Sbirla la Roda si è avuta in serata col palio di Fossa Caprara. Qui è stato necessario il fotofinish del nostro operatore per decretare l'ex equo tra Fossa e Caprara, per la prima volta da quando il palio è stato istituito, con le due fazioni capitanate da padre e figlio, curiosamente, della stessa famiglia, i De Pietri. Una festa totale dunque, anche per le orecchie che poco prima del palio, una sorta di Sbirla la Roda più goliardico e difficile per gli ostacoli presenti lungo il percorso, hanno goduto dalle ore 21 dell'orchestra diretta dal maestro Pietro Fornesari. Questa, con l'ausilio anche di Arianna e Matteo, ha regalato le migliori colonne sonore del cinema italiano internazionale, con i maestri Morricone, Rota, Henry Mancini e Piovani a spiccare su tutti, in una serata dunque di gioco ma anche di altissima cultura.